Ragazzi, buongiorno, benvenuti nella lezione di didattica a distanza di tecnologia. Oggi abbiamo avuto dei problemi di connessione, quindi vi registro la lezione. Questa lezione ci occuperemo dei materiali da costruzione, i materiali leganti in particolare. Sul libro noi li troviamo a pagina 62. Abbiamo comunque già studiato i materiali da costruzione, le pietre naturali, abbiamo studiato anche i materiali artificiali, laterizi, prodotti ceramici e vetro. Adesso invece ci occuperemo dei materiali leganti da costruzione. Nella classificazione dei materiali, quindi, i materiali leganti da costruzione si distinguono in aerei ed idraulici, quindi gli aerei sono la calce ed il gesso, gli idraulici invece sono la calce idraulica, capace di resistere all'azione dell'acqua e di cementi. I materiali leganti da costruzione sono materiali che, impastati con acqua e sabbia, formano delle masse semifluide che si chiamano malte. Le malte vengono spalmate sui materiali da costruzione per tenerli insieme. Una volta seccate, diventano così dure e i materiali quindi non si staccano più. Per questo si chiamano materiali leganti. Qui abbiamo per esempio un esempio di materiale legante che mette insieme dei mattoni e questo è del cemento. I materiali leganti sono il gesso, la calce aerea e idraulica ed il cemento. Esempio per quanto riguarda il gesso, qui abbiamo un esempio per la calce. Qui abbiamo un esempio per il cemento. Facciamo subito un mini test, allora, rispondi a questa domanda. Quali sono i materiali leganti da costruzione? Ti do 10 secondi. Gesso, calce e cemento. Andiamo avanti adesso con la lezione. Ricominciamo con il gesso. La materia prima è la pietra da gesso, che sottoposta ad una cottura di 120 gradi centigradi si trasforma in gesso da presa. Lo stucco è gesso mescolato a delle colle. È usato per rivestimenti e per le decorazioni ornamentali. Il gesso serve per preparare degli intonaci, dei pannelli, delle lastre per rivestimenti murali. Gli intonaci sono l'intonaco e lo strato di rivestimento protettivo delle murature. La calce aerea deriva dalla cottura a 900 gradi centigradi della pietra di calce. Si ottiene dalla calce viva che è trattata con acqua. Si ottiene così la calce spenta che, mescolata con altra acqua e sabbia, forma la malta usata come legante di mattoni e di pietre, quindi la figura che abbiamo visto prima. La calce idraulica, invece, è un legante capace di resistere all'azione dell'acqua. La malta di calce idraulica si ottiene impastando la calce con sabbia e acqua. Trova impiego negli intonaci, quindi nel rivestimento delle murature e nelle fondazioni. Il cemento, invece, deriva dalla cottura di pietre calcaree miste ad argilla. Vediamo gli impieghi del cemento. Il cemento non è mai utilizzato da solo, ma viene aggregato con altri materiali. Il cemento, impastato con acqua e sabbia, forma la malta cementizia e le malte si preparano nelle impastatrici meccaniche chiamate betoniere. Il cemento, invece, impastato con acqua, sabbia, ghiaia e pietrisco, forma il calcestruzzo. Il cemento armato è formato da un impasto di cemento, sabbia e acqua che avvolge un'armatura metallica costituita di solito da tondini di acciaio dolce. Si prepara facendo una colata di calcestruzzo dentro una cassaforma, uno stampo quindi, dopo aver predisposto naturalmente l'armatura in ferro. Il cemento armato precompresso viene fabbricato includendo nel calcestruzzo
Tondini di acciaio in tensione. I manufatti di cemento armato precompresso vengono prodotti negli stabilimenti e poi trasportati direttamente in cantiere, dove saranno posti in opera, cioè dove saranno poi assemblati. Quindi, cemento armato, abbiamo prima la realizzazione dell'armatura, quindi l'armatura con tondini di acciaio dolce, poi la predisposizione della cassaforma, la cassaforma quindi che è questo stampo, poi abbiamo il getto del calcestruzzo, dopodiché abbiamo il disarmo, cioè viene tolta la cassaforma dopo circa 28 giorni ed abbiamo i pilastri completi. Quindi, cemento armato precompresso, un esempio può essere il nostro ponte Capograssi di Sulmona, che è stato costruito negli anni 60 da Morandi. Invece, per quanto riguarda, per esempio, degli elementi prefabbricati, possiamo considerare anche questa chiesa di Meyer realizzata a Roma per il Giubileo del 2000, cui sono visto l'impiego di 256 elementi prefabbricati. Altro mini test, vero o falso? Il cemento armato è formato da un impasto di gesso, calce e acqua. È vero o falso secondo te? È falso, perché il cemento armato è formato da un impasto di cemento, sabbia ed acqua. Bene, abbiamo finito con questa lezione. Adesso ripassa sul libro gli argomenti che abbiamo studiato insieme. Finito il ripasso, vai sul registro elettronico e compila il modulo sulla didattica a distanza che ho preparato per te. Bene, per oggi la lezione è conclusa. Buon lavoro e alla prossima!